Metà ottobre, fa un caldo bestia, incredibile. Sono 9:30 del mattino e ci saranno 23 gradi. Come sempre, l'immancabile, inconfondibile Barretta. Marrone. Ehi! Adesso inizia una salita brutale. È venerdì, sono appena tornato da una vacanzina a Roma. Che bella capitale che abbiamo, ragazzi. Adesso sono partito per qualcosa di non ben definito. Scaricare la traccia di una persona che seguo su Strava. Non si. Un altro. Ho postato delle bellissime foto. Ho detto quasi quasi lo faccio anch'io. Appena sono partito, mi sono reso conto che questa strada fiancheggia il ristorante della zuppa. Stai a vedere che senza programmare nulla vado a mangiarmela oggi. Quello è il Righi. Sono andato su 3 volte su quella montagna. Bellissimo. Spettacolo, eh? Arrampica parecchio qua. La famosa salita di Valkyrie. Oh. Piccolo angolo di paradiso con tanto di pascolo alpino. Che giornata! Minchia, per fortuna l'ho trovata! Per fortuna! Che caga! Sono proprio curioso di vedere dove sbuco per questa strada. Strada che non ho mai fatto. Mica si arrampica. Wow. Wow. Ho fatto la curva e mi si è presentato avanti questo. Mamma mia. Però se non mi mangio la zuppa stavolta basta, non ci torno più, mi sono rotto. Al supermercato costa 4 euro una zuppa. Arrivato, il ristorante sembra aperto. Oh.
piccantina. La zuppa. È finita! Ci sono quasi a casa. Una sessantina di chilometri per 6 ore. Zuppa inclusa, ce l'abbiamo fatta, anzi ce l'ho fatta. Un zuppino buono buono, più un passato di verdura che zuppa. Ma c'ha quel saporino piccantino che un boccone tira l'altro, veramente. E poi leggerino. Fai il resto dei chilometri in totale leggerezza, non sono appesantito per niente. Bello. Vero Gina? Gina, fammi un mu, dai. Fammelo un mu. Gina? Dai. Ma l'hai fatto prima. Non è suscettibile. Vabbè, vai. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Fai mu. Ce l'ho fatta.